definiamo la sterilizzazione come un processo che porta alla sterilità del prodotto. Perché processo? Perché è composto da una serie di azioni che, seguite in modo corretto, portano per l'appunto alla sterilità del prodotto. Queste azioni sono la decontaminazione, la detersione, la sterilizzazione e lo stoccaggio. La fase di detersione è quella più delicata per la nostra assistente, in quanto è quella in cui può ferirsi più facilmente. La detersione può essere fatta infatti in tre modi: a mano, meccanica in ultrasuoni e meccanica in termodisinfettore. Le linee guida ISPES del 2010 suggeriscono che la fase di detersione venga fatta meccanicamente anziché manualmente. Questo per evitare il rischio che l'aso corre durante la manipolazione degli strumenti, che anche se decontaminati comunque hanno ancora una carica microbica. La decontaminazione nella vasca ultrasuoni avviene attraverso un processo di cavitazione, vuol dire formazione di bolle d'aria attraverso i trasduttori degli ultrasuoni, che a contatto con lo strumento implodono e staccano lo sporco. Bisogna ricordarsi assolutamente che gli strumenti vanno posti nel cestello della vasca ultrasuoni e non sul fondo della vasca, perché così altrimenti si rischia di rovinare i trasduttori della vasca. Poniamoci le solite domande. Quale liquido devo mettere all'interno della vasca ultrasuoni? Dato che la vasca funziona per un processo di cavitazione, teoricamente è sufficiente mettere dell'acqua. Tuttavia, le linee guida dell'ISPES 2010 suggeriscono di mettere all'interno un detergente almeno enzimatico per riuscire a rimuovere al meglio lo sporco della superficie degli strumenti. Una domanda che viene fatta spesso è: se metto un disinfettante dentro la vasca ultrasuoni, posso far coincidere il bagno di decontaminazione con quello di detersione? La risposta è no. Sia perché il bagno di decontaminazione deve essere fatto con un disinfettante, mentre invece quello di detersione deve essere fatto con un detergente, sia perché i tempi di bagno non coincidono. Un'altra domanda è: metto in vasca una soluzione fredda? Sì, posso farlo. Comunque la vasca ultrasuoni poi riscalderà questa soluzione. La temperatura mediamente di esercizio è intorno ai 40 gradi. Temperature inferiori vengono utilizzate per esempio per strumenti sporchi di sangue, perché temperature elevate coagulano sangue e rendono difficile la rimozione dello sporco. Temperature più elevate possono essere utilizzate per rimuovere sporco più consistente, ad esempio quello dei cementi. Un'altra domanda è: quanto tempo devo tenere a bagno gli strumenti dentro la vasca ultrasuoni attiva? Mediamente 10 minuti. Le linee guida dell'ISPES raccomandano almeno 5 minuti. Bisogna ricordarsi che tempi troppo lunghi di attivazione non producono migliori risultati, ma possono rovinare la superficie degli strumenti. Dopo la fase ultrasuoni, il materiale deve essere nuovamente ispezionato e quindi si procede con la fase di asciugatura. Le linee guida dell'ISPES ci dicono che l'asciugatura può essere fatta con carta oppure tramite aria compressa. L'ASO deve porre nuovamente estrema attenzione durante questa fase per evitare il ferimento con strumenti che ancora non sono perfettamente ricondizionati.